applauso anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Dopo l'inno nazionale, una giornata particolare, si alternano le voci alla Camera. Ecco qui i presidenti di Camera e Senato in questa giornata in ricordo delle vittime del terrorismo. Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico e le altre autorità presenti. I familiari delle vittime del terrorismo che oggi sono qui con noi e gli studenti, le studentesse delle scuole che partecipano a questa giornata, cerimonia dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. I sindacati e gli altri corpi intermedi, come pure i cittadini, hanno respinto senza esitazioni la logica dell'intolleranza, dell'odio, della prevaricazione sull'avversario presunto tale. Non abbiamo ceduto alle sirene di coloro che per infatuazione ideologica, cinico calcolo, viltà, giustificarono o addirittura fiancheggiarono il terrorismo o l'eversione. In coerenza con questo spirito, dobbiamo oggi rinnovare anzitutto l'impegno a fare piena luce sulle tante pagine ancora oscure di quegli anni, superando i depistaggi, le complicità e le omissioni posti in essere anche da parte di apparati dello Stato. Ricostruire la verità storica e giudiziaria ed assicurare la giustizia non è soltanto un imperativo morale, ma un dovere imposto dal patto sociale su cui si fonda la nostra Costituzione. Un dovere in cui adempimento è condizione essenziale per consolidare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni e rendere quindi più forte la nostra democrazia. La Camera ha intrapreso un percorso in questa direzione attraverso la progressiva declassificazione e pubblicazione di tutti gli atti formati e acquisiti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta. Circa 15.000 documenti di archivio, di cui 917 atti declassificati e 293 resoconti desecretati, sono consultabili nel portale delle commissioni d'inchiesta che abbiamo fortemente voluto per assicurare la massima conoscibilità di questi atti. Tra questi, oltre 200 documenti declassificati della Commissione SIFAR, circa 1.000 documenti della Commissione Moro e 18 della Commissione monocamerale d'inchiesta sul terrorismo e stragi. Considero inoltre fondamentale proseguire l'impegno per l'effettiva attuazione delle direttive adottate dai Presidenti del Consiglio dei Ministri, l'ultima delle quali adottata nell'aprile dell'anno scorso, sulle desecretazioni. Mi avvio alla conclusione rivolgendo un pensiero ai ragazzi e alle ragazze qui presenti, due dei quali prenderanno tra poco la parola. Sono certo che la giornata di oggi contribuirà a farvi comprendere il senso e la responsabilità delle vicende degli anni di piombo, a darvi la piena consapevolezza che i diritti, le libertà, la democrazia garantiti dalla Costituzione, figlia della resistenza, non sono per sempre. Così il Presidente della Camera Fico. Torniamo in studio, andiamo a dare uno sguardo anche al fronte diplomatico che si è aperto dopo il conflitto in Ucraina e i leader. E proseguiamo con le nostre incursioni alla Camera per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Sta parlando la Presidente del Senato Casellati, ascoltiamo un passaggio del suo intervento. Sono divenuti da uditorio a bersaglio dell'azione stragista. Il filo comune che lega tutte queste trame perverse è il ricatto della paura usato come strumento di destabilizzazione. Che siano rossi o neri, tutti i terrorismi sfidano quella che il preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 considera la più alta aspirazione dell'uomo, la libertà dal timore. L'esperienza del terrorismo è per definizione un attentato alle libertà costituzionali, a quelle individuali come a quelle collettive. Per questo, gli anni di piombo sono stati per l'Italia una stagione lacerante. Ad essere messa alla prova era la tenuta stessa della società e delle istituzioni. Eppure, l'Italia non ha ceduto al metodo della paura. Si è ancorata a quei valori di democrazia, giustizia, legalità e solidarietà che aveva faticosamente conquistato nell'esperienza della liberazione.
valori maturati nel movimento spontaneo della resistenza che nel pluralismo delle visioni politiche, culturali e religiose aveva contribuito a definire quella cornice di ideali e di principi di diritto poi sapientemente realizzati a livello nazionale nel tessuto della Costituzione e a livello sovranazionale nell'adesione al progetto europeo. Sono stati questi anticorpi a consentire all'Italia di reagire alla stagione del terrorismo interno. Una prova dolorosa, difficile, ma che ci ha visto crescere nella comune fedeltà ai valori non negoziabili.